Dunque, per il nostro progetto ci occorrerà un pezzo di cartoncino da 28 x 28 cm e andiamo a creare delle pieghe su questo cartoncino, su tutti i lati, a 7 cm. Ed ecco quello che avremo ottenuto. Adesso andiamo a piegare tutti questi lati e ci assicuriamo che la piega sia fatta su entrambi i sensi, quindi sia verso l'alto che verso il basso. Ed eccoci con le pieghe pronte. Adesso dobbiamo fare delle ulteriori pieghe e facciamo in questo modo. Dobbiamo piegare ogni angolino verso il centro fino ad allineare le pieghe con quelle della base. Quindi facciamo in modo che queste due pieghe coincidano con quelle dell'angolino piegato e lo facciamo per tutti gli angoli. Bene, una volta arrivati a questo punto dobbiamo fare delle ulteriori pieghe sistemando la card come dovrà apparire alla fine. È una piega non semplicissima da capire la prima volta, ve la spiego in modo più semplice possibile, però potete riguardare più volte il video in questa piccola parte per piegarla al meglio. Lo farò comunque lentamente in modo che possiate capire. In pratica, abbiamo questi angolini che si sono formati in questa parte qui, che dovranno essere tutti girati verso l'interno. Ma partiamo con ordine e partiamo da questo. E quindi lo pieghiamo verso l'interno e pieghiamo questa parte qui invece al di sopra, in questo modo. Poi facciamo scendere anche questo triangolino verso l'interno. In questo modo si sarà creata questa specie di taschina qua sopra che andiamo a piegare meglio. E il primo lato è fatto. Ora giriamo in questo modo la nostra card e andiamo a sollevare questa parte qui perché, come sempre, come vi ho detto all'inizio, questo triangolo grande va fatto andare verso l'interno e abbiamo così ottenuto la seconda parte del nostro quadrato finale. Giriamo nuovamente la nostra card e prepariamo queste due parti, le apriamo bene perché vogliamo sempre il nostro grande triangolo verso l'interno, che quindi spingiamo e facciamo chiudere sopra gli altri due quadratini che in questo modo si saranno andati a formare. Ora quello che avremo ottenuto sarà questo tipo di card piegata in questo modo, che è comunque già bella così, quindi se volete fermarvi a questo punto è già comunque una bellissima piega quella che abbiamo fatto. Se invece volete continuare e rendere il tutto ancora più particolare, facciamo delle ulteriori pieghe aprendo questi quadrati e facendo coincidere gli angolini con le punte. E lo facciamo per tutti e quattro i lati. Passiamo ora a preparare tutte le carte decorative per la nostra card e iniziamo da quelle per la parte centrale che rimarrà a disposizione per inserire una frase d'auguri. La prima carta decorativa che utilizzerò è una carta da 13 x 13 cm.
Poi inseriamo un cartoncino a tinta unita da 12 x 12 cm e infine un'altra carta decorativa da 11,5 x 11,5 cm. E queste quindi vanno sovrapposte e incollate al centro. Passiamo invece alla decorazione di tutti i piccoli triangolini che si saranno creati con le pieghe che abbiamo fatto. Per decorare questi triangolini ci serviranno dei quadrati che poi vanno tutti tagliati lungo la diagonale e quindi ricaveremo dei triangolini. Partiamo da quelli più grandi che saranno di 9 x 9 cm. Poi ci occorreranno 8 quadratini invece da 6 x 6 cm. Quindi procediamo a dividere i quadratini lungo le diagonali per creare i triangoli e poi andiamo a incollare tutto sulla nostra card. Ed ecco che possiamo chiudere la nostra card, che ovviamente non rimarrà piatta, ma tenderà sempre a fare una sorta di explosion. Per questo tagliamo un altro pezzo di cartoncino, questa volta da 30,5 x 5 cm, e con questo andremo a chiuderla. Lo facciamo proprio prendendo le misure sulla card stessa. La posizioniamo bene al centro e pieghiamo la fascia su di essa. E quindi chiudiamo con la colla. Quindi ci prepariamo delle decorazioni. Io utilizzerò una base decorata che ho tagliato con una fustellina. E poi sopra metterò una base in cartoncino dello stesso colore della fascia e infine un altro cerchietto dove ho timbrato una frase d'auguri e che metterò sopra. Dopo aver timbrato, come vedete, ho anche colorato con un pennarello le decorazioni, quindi andiamo ad applicarli. Ed ecco la nostra card pronta, vediamola aperta. Eccola qui, stupenda. Ovviamente qua, secondo me, anche una bella foto da regalare insieme, potrebbe essere una cosa carina, oppure una frase d'auguri, naturalmente. E se volete potete usarlo anche come card barra mini album, perché su questi spazi si possono applicare delle piccole foto e creare appunto un layout con tante foto e frasi. Dunque, spero che questo progetto vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video.